Siete soddisfatti da questa ricompensa? Sì. Non notate niente? Sono uguali questi due bicchieri. Perché secondo voi? Questi sono più belli di bicchieri. Avete fatto lo stesso lavoro? Sì. Perché sei maschere avevi tu e sei maschere aveva lui. E perché secondo te avete una ricompensa differente? Perché lui è stato più veloce. Se guadagnano di più è perché lui è stato più veloce di me. Già a 9 anni una bambina ha fatto suo il modello femminile inferiore a quello maschile di fronte ad una evidente parità di risultato. Scardinare gli stereotipi di genere, quelli che con incrostazioni successive possono arrivare a giustificare la violenza sulle donne, è una delle azioni realizzate dalla regione siciliana attraverso il piano regionale antiviolenza. 127 bambini coinvolti, 50 tra dirigenti scolastici e insegnanti, 150 genitori, una risposta enorme che ha coinvolto 12 istituti scolastici della Sicilia in un progetto più ampio di tutela contro la violenza. Una donna su 3 ancora, dati Istat, in questo paese subisce violenza al posto di lavoro, subisce violenza per le strade, subisce violenza tra le mura domestiche. Questo è un dato insopportabile. Oggi questa giornata bellissima di coinvolgimento non solo delle scuole ma dell'animo dei ragazzi, che con la loro sensibilità e la loro lingua ci suggeriranno forse com'è più opportuno procedere, perché la sensibilità, l'attenzione nei confronti di genere parta proprio dai primi anni di vita e dal mondo in cui il ragazzo si forma, cioè la scuola. Il Comune di Catania vuole essere protagonista più concretamente su questo fronte e siamo disponibili e collaborativi con l'assessorato regionale perché l'anno scolastico prossimo si possa avviare questo progetto con una maggiore capillarità all'interno appunto delle nostre scuole. Il coinvolgimento delle scuole è stato per noi un valore aggiunto, vedere così tanti bambini entusiasti di parlare di diversità e capire realmente che la diversità non è un modo di escludere, ma piuttosto di vedere negli occhi delle persone speciali, per noi è un vanto. Con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale si è partite dalle classi quarte di 12 istituti comprensivi, scelti nelle zone più marginali dell'isola. Perché essere diversi non è un ostacolo, ma un arricchimento per tutti. Questa esperienza ti è piaciuta? Sì, molto. E che cosa ti ha lasciato? È un ricordo bellissimo. L'esperienza del progetto ci ha stimolato a guardare le cose da punti di vista diversi, ma soprattutto a capire che tante attività possono essere svolte sia dall'uomo che dalla donna. Per volare un uccello bisogna tutte e due ali, e se una delle due ali viene tarpata, cioè può essere che sia maschio che sia femmina, l'uccello non può più volare. Tu preferisci fare lezione normale o fare il laboratorio? Il laboratorio. Un kit didattico con 9 laboratori esperienziali su ciò che è differenza tra maschio e femmina e ciò che è stereotipo, abitudine, usanza, pregiudizio. Le famiglie inizialmente un po' restie ad accettare un progetto del genere tra banchi di scuola, però dopo una riunione con il dirigente scolastico, il nostro dirigente, il professore Salvino Amico, subito si sono resi disponibili ad accogliere questa nuova attività durante le ore di lezione. Abbiamo visto che i bambini hanno riflettuto sul fatto che molto spesso acquisiamo dei comportamenti o dei modi di pensare che sono frutto un po' dei condizionamenti della società in cui viviamo. Non è facile sradicare questo modo di pensare, questi atteggiamenti, e comunque bisogna lavorarci, bisogna capire che la diversità è un valore e che bisogna non discriminare nessuno, e devo dire che su questo abbiamo ottenuto dei risultati. I bambini hanno capito che in realtà i pregiudizi non dovrebbero esistere e che bisogna sempre riflettere prima di agire o di assumere dei comportamenti che sono poco adeguati. In fondo qualcosa da maschio e qualcosa da femmina c'era nello sport, nella maniera di relazionarsi, e invece abbiamo visto che i bambini hanno reagito in maniera inaspettata
queste paure forse appartengono più alla nostra generazione che alla loro. Gli spunti che ci ha dato il kit, diciamo proprio i contenuti del progetto, che tra l'altro sono stati molto interessanti, però li hanno divertiti, soprattutto lo scoprire che il colore rosa e celeste, che nel nostro immaginario collettivo e nella pratica quotidiana rappresentano il simbolo dell'uomo, della femminuccia e del maschietto, in realtà in passato erano invertiti. E poi l'accessorio per antonomasia femminile, che è il tacco, la scarpa col tacco, scoprire che in passato era un accessorio tipicamente maschile. Il tema è molto delicato da affrontare a questa età, quindi noi non abbiamo proprio parlato della violenza, il femminicidio, lo stupro, cioè abbiamo, ci siamo passati vicino, però non è nella loro vita quotidiana la violenza, quindi noi vogliamo fare prevenzione attraverso la conoscenza. In occasione della giornata finale del progetto, idea della Regione è iniziare l'anno scolastico prossimo valorizzando il lavoro fatto quest'anno dai 200 alunni e anzi coinvolgere nella cultura senza stereotipi di genere i bambini di età inferiore. La sinergia con l'ufficio scolastico, col Ministero, la Regione, col supporto di Formez, con gli specialisti, ci ha permesso sicuramente di realizzare questo. Sarà l'analisi di quelle che sono le proposte, di quello che è il sunto di quello che è venuto alla fine, che ci permetterà di fare la programmazione per la prossima, per il prossimo anno scolastico. Spesso e volentieri si prendono come punti di riferimento iniziative del Nord. Magari in questa circostanza possiamo veicolare un messaggio forte che sta venendo qui dall'estremo sud siciliano e perché no veicolare questa informazione, questo progetto, questa iniziativa anche su tutto il territorio nazionale.